Allora, da United States of America, nel suo grande viaggio americano, il direttore di un giornale, Andrea Ruggeri, da Miami a New York. Buonasera, buonasera, buonasera. Che succede? Ciao Zanzarosi, pure a Papa Renzo. Ma che adesso ma fai a Miami? No, è a New York. Cosa fai a Miami ancora? Adesso è a New York. Ah, scusami. Quando ti avanzano 5 minuti, quando ti avanzano e avrai intenzione di tornare qui a lavorare, noi saremo ad accoglierti a braccia aperte. Quando ti avanzano, perché le vacanze di Natale sono finite parecchio tempo fa. Continuo a percepire invidia e sopraffazione, caro Papareccio, come direbbe il brasiliano. Allora, però, comunque, com'è la situazione a Nuova York? Non è obbligatorio, giustamente. Tu hai mai portato il doggy bag, la bustina a casa con la cosa? Te lo sei mai portato? No, caro Giuseppe, anche perché dovremmo insegnare ai nostri ascoltatori che chiamano e si sfogano che buona educazione è finire quello che sei nel piatto, non avanzarlo. Quindi non te ne portarti a niente. Questo è vero. Tu, però, diciamo, per una questione anche di gusto, non sei mai andato via da un ristorante con una piccola scatoletta, magari di plastica o di alluminio? Contenente tutto, adesso sei un po' più parco da qualche tempo a questa parte, però tu sei a New York ora sono le 13:21, quindi è ora di segnalarti brevissimamente, e devo segnalarti, caro Babarenzu, ti devo segnalare uno scandalo a cui ho assistito nella patria del politicamente corretto che a te piace tanto, dove se fai un biglietto su American Airlines, come ho fatto io l'altro giorno, ti chiedono il sesso, male, female, undisclosure, unspecified, cioè, non ci credo. Sì, ti giuro, una roba pazzesca, e io ovviamente ho banalmente indicato che sono un maschio a cui piacciono peraltro le donne, questo non è richiesto da American Airlines, ma comunque lo diciamo. L'hai aggiunto tu appena. Male, un loves woman dovevi mettere accanto. Sai, in questo periodo. Who loves, io metterei very much woman, very much. Vabbè, allora, a lot of women, io aggiungerei anche a lot of. Dopo tutta questa pippa, uomo, donna, e lot of in the same time, aggiungerei anche, se mi permettete, atterro all'aeroporto di La Guardia a New York e trovo due cessi, uno per i maschi e l'altro per le femmine. Fine. Beh, giusto. E allora, giusto. Scandalo, no, scandalo! Ma dove pisciano quelli che sono sesso X? Dove pisciano gli undisclosured? E gli unspecified, se io oggi mi sento specified, mi sembra di capire che tu non sei favorevole al terzo bagno, mi sembra di capire. Allora, accanto a te c'è un signore. Come che sarà la giornata? Fermo là, che se ne frega della giornata di Ruggeri. No, è interessante. No, perché lo sento molto affaticato dal lavoro. Accanto a lui, me l'ha detto oggi pomeriggio, un personaggio incredibile, grande ascoltatore di questa emissione radiofonica, non a caso. Che si chiama Matrioska, non so se mi può sentire il signor Matrioska. Matrioska? Buonasera. Ah, ecco, mi sente anche, ecco, Matrioska. Ma benissimo. Matrioska ha 45 anni, è di Avezzano, se non sbaglio, è laureato in statistica, lavorava in maniera abbastanza seria in una società, credo, di statistica negli Stati Uniti, e adesso campa molto bene giocando a poker e organizzando il poker per grandi società. Amico mio, quanto sei riuscito a guadagnare giocando a poker? Innanzitutto, tu sei una specie di stirato che ce l'ha fatta, di Filippo Champagne che ce l'ha fatta, diciamo la verità. Un medio che ce l'ha fatta. Allora, quanto hai guadagnato col poker fino adesso? Vogliamo dirlo? Con il blackjack, poker, più di 20 milioni. Più di 20 milioni di dollari? 20 milioni in carriera. 20 milioni in carriera. Ma non è un esempio però da portare in giro come una Madonna pellegrina. Oh, è uno che ha avuto fortuna. Ma no, non è un esempio. Rispetto alle tante storie, rispetto alle tante storie che negli Stati Uniti il dottor Ruggeri ci poteva, con un minimo in più di fatica, avrebbe potuto portare una storia di start-up, uno che gioca, per carità. Ma questo è un signore che fa 20 e solo col blackjack 20 milioni di euro. È una startup, a parte il fatto che questa è una startup, adesso ti spiegherà perché. Perché è una startup? Poi ti riporto anche. Dimmi perché è una startup, Matrioska. Innanzitutto, perché Matrioska? Perché ti chiamano Matrioska? Perché odio i comunisti. Ah, tu odi i comunisti? Odi i comunisti. Ma perché allora Matrioska? Che c'entra con odiare i comunisti, però? E poi perché ognuno di noi albergano più anime. Sì, sì. Tu non ho capito perché sei andato via dall'Italia?
Ma perché è un paese di comunisti dove ti tassano tutto, anche un pensiero. Ma governa la Meloni? Dove anche cazzo sono i comunisti? Che dice questo? Questo si è appena svegliato, te lo dico io com'è andata. Questo signore qui si è appena svegliato assieme al dottor Ruggeri. È appena atterrato dalla Las Vegas. Questo dorme 4 ore a notte. Io lo conosco quando sono bambini perché è abruzzese anche lui. Scusami, Matrioska, adesso... abbi pazienza. Ti voglio chiedere una cosa. Tu sei bravo per. Cioè, come hai imparato a giocare ai tavoli, insomma, blackjack, poker, eccetera, da bambino, tuo padre, eccetera? Ho messo a frutto i miei studi di statistica. Sì. Dopo le vicissitudini della crisi del 2009, sì, sono andato ad Atlantic City con questo nostro amico, sì, Francesco. Personaggio galattico, ludopatico totale, Francesco. Anche tu sei un po' ludopatico, anche tu sei un po' ludopatico, Matrioska? No, io sono professionista. Sei un professionista. Quanto puoi giocare a un tavolo tu al massimo? Un tavolo di blackjack o di poker, eccetera? Qual è il tuo gioco preferito? Ormai sono un external advisor di questi due casinos, sì, di Vegas, e quindi organizziamo... Organizzi i tavoli, diciamo. Organizzi i tavoli su cui prendi delle percentuali, diciamo. Questo è. Certo. Ma quanto hai vinto al massimo in carriera in una giocata tu una serata? Torno ai $380,000. 380.000 dollari, altro che. Però non è un esempio da diffondere, cioè non è, dice, un uomo che ha fatto impresa, è un uomo, ma è uno che ha messo a frutto le sue lavoro. Conoscenze di statistica. A me sta simpaticissimo, a me per carità mi sta anche, ma non lo conosci nemmeno. E gli voglio bene, e gli voglio davvero come bene, perché come un fratello, gli voglio un bene dell'anima, guarda, però non è uno da portare a esempio. Scusi, come posso, una Madonna pellegrina. Posso fare una piccola, diciamo, previsione? Secondo me lui accoppia due cose: i tavoli da gioco e la figa. Adesso giocherai pure in privato qualche volta, no? Sei anche un grande amante della gnocca. So che dirlo oggi è rivoluzionario, so che dirlo non va bene, so che dirlo è controcorrente, so che dirlo desta scandalo, ma si può dire chiaramente che tu sei un grande amante della figa oltre che del gioco o no? Certo, sì, assolutamente. Amore, come sei antica. E poi il comfort del giocatore è fondamentale. Cioè, che il comfort dire? Perché? Beh, nei casino, per i grandi giocatori ci sono ogni comfort. Cioè, tu dici che nei grandi casini tu dici c'è sempre una prostituta o una donna a disposizione? C'è sono diversi amenities. Diversi amenities. Grandi comunque, ospiti del direttore Andrea Ruggeri, i grandi ospiti internazionali. Papa Renzo, comunque l'ho visto, mi hai mandato una foto in cui sta in pelliccia questo qua, gira in pelliccia. No, quello è un altro idolo locale che è Fabrizio Brienza, non facciamo confusione. Detto ciò, io lo vedo dopo, peraltro. Cioè, la carriera di Matrioska comincia da giocatore, lui vinceva, per conto, ogni viaggio che faceva da 5 a 15 mila dollari, con un picco massimo di 380 mila che ti ha raccontato prima. Adesso lui che cosa fa però? Organizza per i casinò queste trasferte di grossissimi giocatori da tutti gli Stati Uniti che in volo privato vanno al casinò. Lui li porta, organizza il tavolo con montepremi che varia tra 20 e 50 milioni di dollari a botta. Quanti soldi hai visto giocare al massimo, Matrioska? Beh, 50 milioni il 50 monte milioni in un montepremi, ragazzi. Matrioska, la prossima volta che passi a Roma, a Milano, devi venirmi a trovare per forza. Ciao ragazzi, fermi tutti. Hai perso la festa del secolo perché...